Ok, ciao a tutti amici di Yoga Italy, siamo arrivati a Lisbona! Avete sentito? Qui c'è una ragazza che si chiama come me, parla italiano come me, loro sono gli Humans dalla Romania. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ok, so we speak half English, half Italian, because otherwise they won't understand. Boys, we are proud to have you here. We love your song. What was your reaction when you got to know you would represent Romania in the Eurovision Song Contest? Oh, big scream. A big scream, Yeah, big scream, big hug, and then we didn't have the time to react. To They react, called yeah. us on stage, "Come on, let's get the instruments." What? Why? We have to Yeah. play again. And What I the remember hell? that I was saying, I don't believe, I don't believe, I don't believe. Actually, you can see it on the video. I don't believe, I don't believe, E comunque una reazione abbastanza capibile, insomma, ragazzi, dai. Naturale, molto naturale. Ok. This is not your first group because you had another three of you. A four, four of you. Okay. Had another group called Jukebox. You? Those who stand on the couch. Ah, Yeah. the four one. Okay. So what happened? Why did you end Jukebox and gave birth to the humans? No, I'm joking. No. We actually wanted to do a new project with our music because Our target was not the same anymore, yeah. and we take the decision to split, and I think we did the right thing. We did the right thing. Come spesso succede, fra le amicizie, anche se non si litiga, però si va per strade diverse. Cristina, parlami un po' italiano perché tu vivi a Roma. Pizza, pasta! Sì, praticamente vivo metà della mia vita a Roma, mi trasferisco, diciamo, tutte le settimane o tutti i mesi per forza. E sì, abito a Roma perché sono fidanzata lì, giustamente, con un italiano, giustamente. Quindi sto facendo questa cosa da 8 anni ormai. Quindi Un mi italiano sono vero. abituata. Un italiano vero, che sarà pure lui qua dal 5. Ah, lo incontreremo! Sì, è un finanziere, quindi Okay, so you're here with your song, but thinking about the former Romanian entries, do you have a favorite one? Our? I said the former ones. Yeah, okay. I don't know. All of them. Dincolo de Nori. Yeah, I think it was the first one. 1994 yeah. holograph. Yeah, that one. Yeah. I think Romania had always good songs on Eurovision, Because so Romania it's hard is. for us to choose a year. That's the reason that Romania is also always qualified in the always final. qualified to the final. And Sorry guys, that's I the didn't reason. need, I didn't. And that's the reason Romania will win this competition this year. Well, why not? We would love to come to Romania. Well, do you think Romania is ready to host the contest? Of course. Yeah. Of course, this is not a problem. Let's win first and then we will see. And about your song, Goodbye, what is it about? Don't say goodbye, actually. You have Answer to. in Italian. Sì, la canzone è scritta in una, diciamo, una zona positiva, anche se il titolo ti spinge a pensare che devi rinunciare, che devi dire arrivederci a tutte le cose belle. Però se stai sentendo la canzone e ascoltando bene i versi, ti rendi conto che quello che io ti dico nella canzone è di non rinunciare nella vita a niente di quello che ti fa felice, è incluso la vita stessa. Quindi non rinunciare, vai avanti, non sarai mai da solo, puoi chiedere aiuto e puoi trovare la via giusta nella vita, se ti rendi conto del fatto che tutti i problemi possono essere risolti. Questo è un bellissimo messaggio che spero che ciascuno di noi, ciascuno di voi farà proprio, perché penso che sia un messaggio fondamentale per andare avanti nella vita. Ok, so just to say goodbye for now, just sing a little bit of your song. We should all see the beauty of the precious gift we have, 'cause everyone deserves the power.
Never give up, don't hear the flow, don't trust in all the lies. No matter what the years will bring you, please don't say goodbye. Fantastici! E adesso diciamo soltanto per ora, goodbye! Bye. Bye. Bye.